gli interni perfettamente manutenzionati del castello di Limassol, ecco tutta le fortificazioni medievali. Famagosta. Nicosia. Kirene. Limassol. Katopafos. Neocorlo. Katopyrgos. Nicodemo e la cisterna di Salamis. Michel da Montegiano. Dell'ordine degli Agostiniani. La tomba, la pietra tombale di Guillaume Agostiniano. Eccola la pietra tombale. Visconti, Dampierre, d'Aubigine, Querini, Venezia, Pessaro, Contarini, Donato, Caterina Cornaro. Altra pietra trombale con la silhouette in graffite di questi Dibelin, Magnac. Bellissimo. Jonathan Zayed, Tombstone, pietra tombale. Pietra tombale. Incontreremo il nome amalfitano e il nostro quesito lungo questo percorso. Tombstone e Gravel, famiglia di Nicosia. Pietra tombale di Donna in attesa. Ceramica decorata, il castello nei suoi vari rifacimenti. Pietra tombale da Limassol. Tutta una serie di pietre tombali con e senza nomi. Noi siamo sempre alla ricerca fiduciosa e
Dioniso del V secolo d.C. Rimangono i riccioli stilizzati, la foglia di vite al lato. Les anciens, et c'est celui-là, et se découpe la tête des oiseaux. Oh là là! Mais qu'est-ce que. Vous n'avez pas tant d'explications. Ils ont mis du sang, ils ont ramassé du sang, et tout ça. Et quand ils ont fini les bains, ils sont utilisés comme les sangs de sang. Séparés, si vous voulez, des sangs de sang et de l'église, mais on ne connaissait pas, ils sont devenus des bellissime ceramiche medievali di cipriote bicrome, graffiato sulla struttura. Bellissime. Eccola la terrazza del castello di Limassol. Certo, quello che vediamo adesso, ma la struttura, si capisce, era preceduta da una torre grande e poi arricchita con degli elementi laterali. Eccola la visione dagli spalti del castello di Limassol, del castello alto medievale di Limassol. Il porto è a poche decine di metri. Molto probabilmente l'acqua arrivava fin qua sotto a suo tempo. Mura merlate, bombarde alle gherle e questa bellissima pietra che abbiamo avuto già modo di apprezzare, che arricchisce tutta l'isola, somiglia un po' al nostro palladio, è una marna marina. Al tramonto diventa ancora più dorata e disegna tutto il paesaggio geografico con queste montagne bianche. Ecco il posto dove poter leggere i vari tanti rifacimenti. Potremmo dire che andiamo via un po' delusi? Non lo diciamo, anche se non abbiamo trovato anche qui tracce di Amalfi nelle sue famiglie nobiliari, nelle sue navi e nelle sue mercanzie, non ci resta che ricercarla tra i documenti delle università.